allora invece al focus sulle emozioni del trading, sulla gestione delle emozioni, perché insomma lo sappiamo, per avere successo in questo campo sicuramente ci vogliono delle basi tecniche, tra analisi fondamentale, insomma analisi dei mercati, ma ci vogliono anche delle competenze che riguardano appunto la gestione delle emozioni, e non è semplice, soprattutto in un momento caratterizzato da una grande volatilità come questo, tra notizie che riguardano appunto l'economia, la politica, lo scenario internazionale, che cambiano non solo di giorno in giorno ma di minuto in minuto, senza dimenticare poi i dati che riguardano le singole aziende, con dei crolli insomma che potrebbero verificarsi da un minuto all'altro. Ecco, noi cerchiamo di analizzare insieme a te, Renato, le emozioni fondamentali, le emozioni di base, rifacendoci tra l'altro a un bellissimo film della Pixar del 2015, Inside Out, dove si parlava proprio appunto delle emozioni che governavano la mente della protagonista, di una giovane quindicenne che con una serie di pulsanti, come in una diciamo cabina di controllo, la manovravano, determinando appunto poi le sue azioni. Ecco, partiamo dalla prima, direi, e eccola qua: paura. Abbiamo deciso di partire da questa sensazione negativa, paura che non è panico. Ecco, io la intendevo così, ovvero ecco, di fronte appunto ad una situazione complessa, soprattutto per chi si approccia al trading e comincia a vedere magari grafici, schermi, informazioni che non si comprendono del tutto, si ha la tendenza magari poi ad assumere un atteggiamento troppo conservativo che non consente di ottenere il meglio dai mercati stessi. Ecco, come si domina questa sensazione innanzitutto? Intanto complimenti per la scelta, Inside Out è tra i miei preferiti in assoluto, è fantastico, bellissimo, l'ho visto da solo, l'ho visto con i miei figli, è bellissimo, invito a vederlo chi non lo ha ancora visto. Le emozioni, siamo persone prima di essere traders o investitori, chi invece ha un'ottica di più ampio, un orizzonte temporale più esteso rispetto a chi magari chi fa operazioni che chiude, apre in giornata. Spesso si dice che il nemico numero uno è stesso, cioè il trader stesso, perché magari ha una strategia che funziona e per varie ragioni, soprattutto dal lato emotivo, poi non segue quella che è la sua strategia. Quante volte abbiamo sentito io lo sapevo che dovevo fare quello o quell'altro, lo sapevo, e però il conto intanto subisce delle perdite. Certo. La paura, già dal momento in cui si spinge buy o sell, si clicca buy o sell, già scatena dentro delle emozioni all'interno del trader, già la vista comincia a essere più affuscata e sembra che tutte le forze del mondo stiano agendo contro di te, ti senti da solo contro il mercato. Questa è quindi già una prima sensazione che secondo me si può combattere avendo ben chiaro, e questo è proprio il consiglio che do in maniera forte, fortissima, invito a fare i traders, avere ben chiaro prima di entrare in posizione dove uscire nel caso in cui le cose non dovessero andare come sperato, insomma una sorta di piano B, che in gergo tecnico è lo stop loss, ovvero chiudere con una piccola perdita, cercare di recuperare quello che è stato, l'operazione è andata male, con un'altra operazione, non stare lì, e poi qui subentrano altre delle emozioni che parleremo, a sperare che poi il mercato torni dalla sua parte. Quindi avere ben chiaro quello che è il riferimento. Guarda, lo faccio vedere con un grafico, una situazione, per esempio, visto che prima ho citato lo Standard & Poor's 500, c'è questa situazione ribassista. Adesso, giusto per spiegare un po' quelle che sono le emozioni, uno entra al ribasso dopo questa candela rossa, io Renato De Carolis che seguo le candele Kinashi su base daily, candela rossa, ed entro al ribasso, e da qui in poi cominciano a subentrare tante emozioni. La prima è ovviamente la paura che le cose possano andare bene, però io metto già, dal momento in cui sono entrato, se ho uno stop di protezione, diciamo indicativamente sui 3200, sopra questo livello già affronto in maniera differente il mercato e quelle che possono essere situazioni che si potranno verificare in futuro, sapendo che qui io eventualmente andrò a uscire in perdita l'operazione. Ovviamente vado ad utilizzare un quantitativo tale che dall'ingresso del 30 giugno, giorno dopo la candela che mi dava questa indicazione ribassista, allo stop sia in euro una perdita sostenibile, tollerabile. Quindi se già aumenta questo peso, questa perdita, diminuire a
ascoltare le sensazioni del corpo, della mente, cioè se sta provocando, provoca pressione, stress, questa operazione, riducete i quantitativi. Lo so che mi potranno dire, eh sì, ma anche il guadagno sarà inferiore. E qui c'è un rapporto rischio-rendimento da curare. Quindi, avendo come riferimento questo livello, io so che se il mercato, perché ricordiamoci, si parla di probabilità nel trading, non c'è niente di sicuro al 100%, nulla. Quindi se il mercato, come si è visto qui per esempio, quindi paura dopo queste tre candele che però non hanno cambiato il quadro grafico ribassista, anzi ieri chi è al ribasso e adesso è confortato, dice che bello, è tornato il rosso dopo questa candela rossa, questo attacco dei rialzisti non ha avuto l'esito sperato di chi era al rialzo, resta ancora la pressione giù e chissà che adesso il mercato effettivamente venga faccia questa strada verso i 3000 punti. Se io dopo il mercato sale e arriva qui e non chiudo in stop quell'operazione, sì, che succede? Che la perdita comincia a sfuggirmi di controllo, comincia a essere più importante, emotivamente è davvero una pressione fortissima, il mercato, ipotizziamo, comincia a salire, a salire, a salire, se non ho utilizzato quello che era il riferimento iniziale di stop, poi non ho più nessun altro appiglio, non so dove chiuderla, e magari a quel punto mi arrendo, la chiudo qui, adesso c'è 32.500, perché è stata una scelta emotiva, e poi magari il mercato mi viene tutto giù da lì. Quindi avere questo tipo di riferimento è molto 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 importante. Quindi piano B per smorzare la paura e per allentare la paura, usare quantitativi più bassi in modo tale che sapete siete disposti a tollerare quella perdita. Ecco, c'è anche la ricetta quindi contro questa emozione negativa. Passiamo alla seconda, la speranza. Beh, insomma, quando si dice speranza si pensa sempre in maniera positiva, anche se in realtà potrebbe esserci una trappola per quanto riguarda il trading, la trappola appunto che il senso appunto di speranza dei mercati che si adeguino alle proprie aspettative. Però ti chiedo, ecco Renato, con i mercati è meglio essere ottimisti o realisti? E la speranza è sempre positiva oppure no? Allora, il trader di natura, fino a quando ha capitale, è ottimista, è sempre crede, spera che andrà meglio, chiude un'operazione in perdita e dice dai, adesso mi metto al lavoro e andrà meglio, quindi c'è una speranza di base, almeno fino a quando ha capitale da investire. E a tal proposito ricordo che si usano i soldi, quelli non a caso, si parla di risparmio gestito, i risparmi, non quelli necessari, cosiddetti per la sopravvivenza, quelli che ci servono per fare la spesa di tutti i giorni. Quindi attenzione, non investite quel tipo di denaro, quindi solo se avete dei risparmi. E la speranza, appunto, ecco, tornando alla situazione di prima, se non si rispetta lo stop devi stare lì a sperare, a pregare chissà quale santo che il mercato effettivamente poi torni nella tua direzione. Cosa fare? Situazione stop non rispettato, speranza ok, poi la speranza che le cose possano andare bene, è importante anche in qualche modo testare la strategia prima di metterla a mercato, in modo tale che è vero che i risultati passati non sono garanzia per il futuro. Io ho visto tantissimi traders track record fatti con denaro reale che negli ultimi 15 anni avevano guadagnato e poi hanno cominciato a perderlo. Vediamo anche storie, leggiamo storie di fondi hedge, quelli speculativi, la crema proprio dello speculatore, dei traders che hanno a disposizione, investitori che hanno a disposizione i mezzi più sofisticati per poter attuare delle strategie vincenti. Abbiamo sentito storie di fondi che per anni hanno avuto performance positive e stanno chiudendo, quindi c'è questa evoluzione del mercato. E allora fare dei test per avere già un approccio di base per capire se è una strategia che può essere profittevole, questo ci può dire il passato, e poi la speranza che lo possa essere anche in futuro. Chiarissimo. Passiamo alla terza emozione, avidità. E qui c'è un pericolo grande perché subentra una sorta di euforia naturalmente quando si chiude una o più operazioni in maniera positiva e si ha quindi la tendenza poi a continuare in questo che diventa un vero e proprio gioco. Quali sono insomma i campanelli d'allarme che scattano e che quindi ecco ci inducono a riflettere appunto sull'avidità e sul dire beh, forse sto un pochino esagerando, mi sto lasciando prendere la mano un po' troppo?
Questo è un aspetto direi fondamentale nel chi fa trading, l'avidità del guadagno. Ho già detto prima che magari uno usa dei quantitativi più alti perché vuole ottenere dei rendimenti sostanziosi, però di conseguenza vuol dire che sta aumentando anche il rischio. Quindi partire sempre dal rischio. Quindi cercare di controllare quello che è il rischio, la massima perdita, in modo tale che poi si affronta il resto dell'operatività in maniera più, non dico rilassata, ma più tranquilli, si sa a cosa si va incontro nello scenario peggiore. Avidità può anche essere quando si viene da una serie di operazioni negative e si vuole recuperare tutto con una sola operazione. Dice: no, adesso ho perso, adesso con questo trade recupererò tutto quello che ho perso fino adesso. E quindi magari se l'operazione effettivamente sta andando in guadagno e bisognava chiuderla perché ha raggiunto un livello che nella strategia era da chiudere, però proprio perché dice: no, non mi posso accontentare adesso di un piccolo guadagno, devo cercare di recuperare le precedenti perdite. E poi magari da quello che era almeno in quel momento un gain, poi passa che torna alla pari o addirittura peggio in negativo. Quindi essere disciplinati, però cercare anche di adattarsi a quelle che sono le condizioni del mercato che è in continua evoluzione. Qui davvero cambia giorno dopo giorno. Certo, ecco, chiudiamo appunto con l'ultima emozione, ovvero il rimpianto che fa da contralto invece rispetto all'avidità. Succede, ecco, si verifica nella situazione esattamente contraria, cioè quando magari un affare non va in porto, perdiamo insomma una buona occasione e si ha quindi anche la tendenza poi dire vabbè, mollo tutto, chiudo qui. Come evitare insomma di farsi prendere anche un po' dallo sconforto dei mercati? Rispetto a quel rimpianto che tu hai descritto bene, ecco l'importanza di avere un backtest, cioè un riscontro della strategia visto nel periodo passato e sapere che già era accaduto, nei mesi, settimane, mesi, in base a quello che l'ha durato, anni del track record, sapere che già si è affrontato un periodo così difficile e poi la strategia in qualche modo è riuscita a recuperare. Qui è importante il cosiddetto rapporto tra rischio e rendimento. Ne sentiamo sempre parlare giustamente, ovvero quanto solitamente io perdo rispetto a quello che il guadagno. Se io mediamente chiudo un'operazione a meno 10 e in guadagno a 5, significa che dovrò fare due operazioni da 5 per recuperarne una in perdita. Se invece la bilancia pende più dal rendimento, ovvero quando perdo, diciamo, perdo 5, guadagno 10 o 15, allora vuol dire che con un trade positivo posso già rimediare a delle operazioni negative 1, 2, 3. Quindi è importante questo aspetto. Ma c'è un altro rimpianto nella Sì. nostra testa di noi traders. Quello, quando si chiude un'operazione, qui è strano, Valentina, davvero i meccanismi nella nostra testa sono veramente incredibili. Anche quando chiudiamo un'operazione in guadagno e Sì. poi vediamo che potevamo guadagnare di Di più, e più, c'è il rimpianto anche lì. certo. E infatti io dico sempre: no, è sbagliato, perché se no stiamo tristi quando si perde, stiamo lo stesso stato d'animo anche quando guadagniamo e non va bene, non va bene. Quindi festeggiare, festeggiare che hai raggiunto il tuo target, quello era il tuo target, va bene, festeggia. Io simbolicamente c'era il cin cin, mettevo in una community quando c'era un target raggiunto, festeggia, bravo, e adesso c'è un'altra, una zero per te nella partita col mercato, e ora cerca di fare, ottenere altri Certo, guadagni nelle prossime uno step strategie. successivo, assolutamente. Ultima considerazione flash, Renato, ma ecco, psicologi del trading, diciamo, si è o si diventa, nel senso, si hanno delle caratteristiche già dal punto di vista umano, dal punto di vista emotivo, che ognuno ha, insomma, per sua natura, oppure ci sono delle strategie, dei modi, per incrementarle, per aumentarle? Come detto prima, partire dal rischio in modo tale, l'approccio al mercato deve essere fatto tale che deve esserci, non dico rilassatezza, però sapere che mal che vada perderò quei soldi e che
possono essere tollerabili da me, quindi ok, quella perdita è sostenibile. Quindi partire soprattutto dal rischio e poi l'esperienza, quella che è l'esperienza. E altra cosa importante, il rischio è anche un po' la misura, il vestito, le misure, diciamo, del trader, quindi anche la strategia, il mercato su cui si fa trading. Se stiamo facendo, operando sul gas naturale, che in questo momento, certo, è molto volatile, per esempio, delle oscillazioni troppo forti per noi, ci mette troppa pressione, lasciate stare, seguite un mercato più lento, diciamo, chiaro, più tranquillo. Quindi anche da questo punto di vista, in base a quella che è la propensione al rischio e la nostra indole, quindi, certo, il nostro carattere, scegliere anche il mercato di conseguenza. L'habitat naturale, insomma, esatto, che si confà di più anche alla nostra psicologia umana. Renato, io ti ringrazio tantissimo per questo bel approfondimento che abbiamo fatto insieme. Naturalmente poi ci ritroviamo nelle prossime settimane sulle Fonti TV per continuare appunto a commentare i mercati e come si muovono in base anche alla volatilità di questo momento, tornando naturalmente sulle parole chiave inflazione, recessione e tutte le conseguenze, insomma, che vedremo poi anche con le decisioni delle banche centrali. Grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a te Valentina, è stato un grande, grande, grande piacere, un'emozione direi. Beh, insomma, per concludere questo focus è la parola adatta.